Vi faccio vedere un esempio di letto. Allora, innanzitutto mettono la bed skirt, che è questa. Skirt significa gonna, è un rivestimento che loro attaccano, ecco qui sulla base. Poi qui c'è un box spring, si chiama, che è una base che si mette sotto al materasso e poi finalmente arriva il materasso che è già di per sé altissimo. Poi le lenzuola come le nostre, il comforter o il quilt che sarebbe il piumino, cuscini a volontà, questi sono dei queen size e questi li chiamano European size, che sono di solito quadrati e grandi, alti così. È comodo? E poi ai piedi piegano il piumone più doppio oppure un plaid. Di solito hanno una panca o dei cesti alla base del letto per poter riporre tutti i cuscini e cuscinetti vari che mettono sui letti. Lo faccio anch'io, eh? Metto anch'io una marea di cuscini sul letto. Mio marito è felicissimo la sera di toglierli, di piegare coperte, copertine, trapuntini, plaid. Brontola tutte le sere, però che dobbiamo fare? Comunque hanno un modo diverso di fare il letto. Infatti, adesso mi spiego perché i piumoni sono più corti di lato. Perché i letti sono altissimi, ma poi perché loro utilizzano quel rivestimento intorno, quel bed skirt. Ecco, vi faccio vedere quest'altro esempio. Guardate, questo ha un baule. Questo letto è bellissimo. Quindi, bed skirt. Questo è il box spring, questo è il materasso con le lenzuola normali. Poi o mettono questo cuscinone grande grande, di solito lo usano per i ragazzini, o questi due cuscini normali in base al letto, queen o king, e poi vari cuscinetti decorativi. Qui c'è solo, ad esempio, c'è solo il piumone. Io faccio così, utilizzo soltanto il comforter, quindi il piumone sopra, e durante l'inverno metto anche un plaid arrotolato qua giù, piegato ai piedi del letto. C'è solo Le camere da letto americane sono accoglientissime. così tanto spazio da dormire. E tutto questo spazio è per Ma i no, la sera si tolgono i cuscini.